Eppure mi avevano detto che Massimiliano Allegri aveva distrutto completamente Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Meglio così, 3-1, 3-1, grande vittoria ragazzi, oggi sono molto molto contento, sono molto molto contento perché ci voleva una vittoria, che ci voleva dopo il caso Pogba, dopo la querelle tra Bonucci e Allegri. È bello poi che parli il campo. Sempre e comunque, ed è bello parlare soprattutto di campo, anche qui sempre e comunque. Quindi, che dire, ragazzi, una bellissima vittoria. Io sono molto contento e sono contento perché forse qualcosa inizia a cambiare, no? L'anno scorso si diceva che Allegri distruggeva, ripeto, Chiesa e Vlahovic. Siamo ancora all'inizio, siamo ancora all'inizio, però quando in molti, anzi in pochi, in pochissimi rispondevamo che era prettamente una questione fisica, ma non capisci un cazzo così colà. Per carità, è ancora lunga, però questo Chiesa e questo Vlahovic hanno tutto un altro piglio in questo avvio di stagione. E quindi c'è da ben sperare, no? Perché è chiaro che l'anno scorso sono mancati tantissimo loro, come è mancato Di Maria, come è mancato Pogba e come è mancato, vabbè, è inutile tornare allo scorso anno. È chiaro che poi la squadra prima di tutto deve stare bene e io oggi ho visto una squadra che sta bene. Allegri in conferenza aveva detto che era dispiaciuto di dover lasciare fuori alcuni giocatori che stavano molto bene, ma purtroppo si gioca in 11 e così è stato, perché anche chi è subentrato bene. È subentrato bene Ken, è subentrato bene Milik, è subentrato bene Weah, è subentrato bene Fagioli, è subentrato bene Cambiaso. Sono entrati tutti bene e quella è la dimostrazione del fatto che si sta lavorando in un modo diverso rispetto allo scorso anno, un modo diciamo più pulito, anche se qualche scoria da fuori viene, però si sta lavorando forse con un piglio giusto. Ripeto, siamo ancora all'inizio, intanto 10 punti nelle prime 4, resta un po' il rammarico di quella col Bolo del pareggio col Bologna, ma non ci possiamo lamentare, credo, no? Soprattutto per la partita vinta oggi, perché poi la Lazio veniva dalla vittoria di Napoli, la Lazio è in cerca di punti perché era ancora ferma a quota 3, resta ferma a quota 3 e intanto siamo a più 7 dalla Lazio, che per la corsa Champions è già un qualcosina, è già un mattoncino, no? E poi il segnale positivo, ripeto, arriva dai singoli. A inizio partita molti storcevano il naso per alcune scelte, no? Perché McKennie non Weah, perché Kostic non Cambiaso. Poi McKennie forse dopo Vlahovic e Chiesa è il migliore in campo oggi. Quindi quando poi è così è chiaro che va tutto bene. Ci sono delle cose ovviamente da sistemare anche perché siamo a metà settembre, però diciamo che avrei preferito vedere una squadra poi più cattiva anche nel finale. Più cattiva in che senso? Nel cercare magari il quarto gol, una squadra un po' meno superficiale nelle ripartenze, un po' meno leggera, un po' più cattiva. E soprattutto un po' meno leggera a centrocampo, cioè molti passaggi superficiali che potevano costare caro. Uno porta anche al gol di Luis Alberto, no? L'errore di Bremer, però sono cose che a inizio anno soprattutto ci stanno, sopportiamole, l'importante è poi ricollegarsi subito, no? Perché comunque la bravura è anche che quando subisci un gol così, che riapre la partita, devi essere lì pronto a riazzannarla e questo abbiamo fatto. Poi è vero che comunque contro le squadre di Sarri è difficile giocare, è vero che comunque si poteva forse fare anche qualcosa di più sotto certi punti di vista, però io sono sempre del parere poi quando sei avanti 2-0 è giusto anche non sbilanciarti, perché ricordiamolo sempre, l'importante poi sono sempre 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 i 3 punti e questa cosa a molti sfugge, però è così. Che dire, va sottolineata una cosa, ragazzi, oggi finalmente un clima da stadio. Oggi lo stadio mi è tornato stadio, spingeva la squadra e io credo che alcuni giocatori ne abbiamo beneficiato. Dusan su tutti, Dusan su tutti. Quindi tantissimi aspetti positivi, no? Ora bisogna approcciare ai prossimi impegni bene. Come ha detto Allegri, bisogna arrivare a dicembre in una determinata posizione. Io sono d'accordo perché purtroppo, ragazzi, ci sarà la sostanziale anche a metà ottobre, anche a metà novembre. Quindi bisogna essere bravi sempre a connettere, riconnettere, connettere e riconnettere, no? Quindi saper riattaccare la spina ogni volta è importante.
E intanto ora giù con le prossime, vediamo di fare punti già col Sassuolo, con Lecce, insomma, con le partite che verranno. Mi sento di dire che arriviamo un po' a dei lati che forse non sono proprio bellissimi. Bremer al momento ancora un po' indietro, di condizione. Non è la prima partita, sembra un po' impacciato, sembra un po' no, appesantito perché è fuori forma, sia chiaro. Non è entrato ancora, diciamo, nel suo status migliore. Quindi Bremer non benissimo, Gatti abbastanza bene, anche Danilo oggi un paio di volte non ha fatto la giocata giusta. Però poi quando si parla di Danilo che sbaglia qualcosina, siamo sempre nell'ordine del 6 e mezzo in pagella. Quindi non, direi che è quello ormai il suo standard, questo lo sappiamo. Mi è piaciuto oggi Locatelli, ve lo dico, ha corso, ha lottato, ha anche dato dei bei palloni. Io non capisco perché a volte si ostini, diciamo, a cercare questo lancio lungo, cioè questo cambio di fronte che difficilmente gli riesce perché è spesso un po' o troppo corto, un po' troppo lungo. Però comunque Loca oggi benino, cioè bene, aveva ragione Allegri, forse anche la riconvocazione in nazionale, forse anche giocare una partita comunque importante, no? Come quella di tra Italia e Ucraina, a me me ne frega niente, però per lui immagino sia stato importante, ecco, anche questo forse gli dà quella spinta in più, quella convinzione che un po' gli è mancata ultimamente, no? Bene, credo anche Rabiot, bene anche Kostic, non brillantissimi, ma hanno fatto comunque il loro. E niente, di Vlahovic e Chiesa ne ho parlato all'inizio, credo ci sia poco da aggiungere. Chiesa a me sta piacendo tantissimo, è vero. Come ha detto Danilo, che deve cercare di non spegnersi mai durante la partita. Però comunque, per ora, ragazzi, tanta roba Chiesa in questo avvio di stagione e si vede, hanno un'altra faccia lui e Dusan. Iniziano anche un po' a trovarsi bene, devono migliorare più che altro quello, perché nelle giocate singole, secondo me, stanno facendo molto, 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 molto bene. Però forse dovrebbero imparare a cercarsi e a trovarsi soprattutto un po' di più. Però, ragazzi, con Chiesa e Vlahovic così la Juve non deve porsi limiti. Se, perché dobbiamo mettere sempre il se staranno bene, la Juve è 2 volte più forte di quella che potrebbe essere. E quindi tanti aspetti positivi. Ora ci guardiamo sto derby. Ovviamente molti di voi vedranno il video quando il derby sarà finito. Momentaneamente siamo in testa alla classifica da soli. Una delle due ci raggiungerà per forza, però se non entrambe, e quindi staremo a vedere. Però intanto vincere un big match, tanta roba. Sono contento, ragazzi, che cazzo vi devo dire? Va benissimo così. Voi lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e non lo so, vi chiedo anche nei commenti i vostri top e i vostri flop, chi vi è piaciuto di più, chi di meno, e niente. Fino alla fine, forza Juventus. Dai cazzo. Ciao ragazzi.